Oh, vedete? Ok. Signore, wow, che bello era quel remix che ho messo prima dello stream. What you really want? So tell me what you want, what you really want. I wanna be the one, you know, say, if you wanna be my, you gotta get my. Allora, vado a prendere un barile, esatto. Dove eravamo arrivati? Ah, punto nuovo con la l'ambulanza. She was getting the van to help these people on the supermarket. That's what she told them. She got in the van. Got away. Left them behind. They're all dead now. There is no such thing as an accident. It is fate misnamed. Allora, questa si è caricata. Cioè, volevano andare. Decidesse aiutare o no la donna. No, dai, io sottoscrivo la risposta di ieri. Io la voglio salvare lei. Bella Tetrick con i 29, love you, welcome back. She panicked. Who knows? I can't judge her for that. We can't judge her from that, hai capito? Esploriamo la chiesa. Oh shit, c'è veramente. Ciao Joe. The foreigners who came to our God-fearing town. I've even heard they practice the dark arts. They have no place in Doramont. Oh shit. Welcome here either. Is imposing. Il sentiero si palesserà quando le campane suoneranno tre volte. Suonano le campane tre volte. Quella è metafora, già nelle campane, dobbiamo suonare le campane. Quando vedo te, sento le campane. Da dove cazzo? Ne ho visto la prima volta, beh, sta roba qui non c'entra niente. Scusate, di solito non c'è tipo la scala. Ah, eccola qua. Oh, these must mean something. Arco Dance Game. Canna da pesca. Non posso prendere la pala. Shit. Neanche la cazzuola. Ok, non fanno niente per ora. Vicino all'altare c'era un biglietto? Dove minchia l'hai visto, Johnny? Ah, qua. Allora, i demoti, coloro che conoscono la verità sulla vita di San Diego, potranno procedere. Non lo aspetta, qua c'era scritto una roba di San Diego. San Diego fu visto la prima volta a Osknor, in un caldo giorno d'estate. La seconda volta fu visto da tre contadini di ritorno a casa piena d'autunno. La terza volta fu visto un bellissimo giorno di primavera da un pescatore. Quando un pescatore lo vide nel prossimo fiume. L'ultima volta vicino alle montagne. Ok, quindi questo mi sa che... Fu visto camminare nella neve a piedi nudi. Esattamente 100 anni sono passati. Aspetta, vediamo se ce ne sono altri. Prima conduceva una vita insolita. Conosciuto come contadino. Si dice fosse inizialmente un cacciatore. Poi diventò muratore ed ereditò la chiesa di Oscar. Ma solo dopo aver padroneggiato l'arte della pesca fluviale. Ok, allora. Oh, cacciatore. Muratore. Quindi arco. La palettina lì, la cazzuola. Crocifisso. Ah no. No, allora. Arco.
canna da pesca, cazzuola, crocifisso. Shouldn't there be three statues? Where's the third? E no, e tutte le altre? A meno che se le fai giuste rimangono accese. Ok, arco, canna da pesca. Rastrello. No. Arco, canna da pesca. Cazzuola. Ok, questo trio è giusto. Rastrello. Una. Benedeus con gli 11. Ah, abbiamo crocifisso la pala teoricamente. Non va. Ah. Ok. Ma le altre due campane? Io non sono andato solo una. Andiamo di qua. There are groups of images on these tiles. Oh merda. Come cazzo funziona sta roba? Ok, ne devo toccare 4. Sì. Oh, peperoni. Qui indizi non ne ho. Credo che siano comunque legate a quella cosa di prima. Oh, questi sono posti. Questi sono musicisti. E questi chi cazzo sono? Non capisco queste immagini. Cioè, a cosa si riferiscono del testo? I vizi? Che vizio c'ha questo qua da dormire? Ah, si sta toccando il capezzolino piccino picciò. I peccati? Ma non si capiscono le immagini. Questo sta mangiando. Questo cosa sta facendo? Non riesco a capire. Sa che manca qualcosa da leggere. Può essere, eh? Però no, secondo me sono quei due robi lì. Vediamo se qua c'è altro. No. No, abbiamo solo quei due lì di indizi, raga. Oh, questo è riferito all'enigma di prima. Come contenere un cacciatore? Ah, le pesca, ok. Quindi è riferito a questo, quell'enigma lì. Questa per la prima volta ad Osknor, in un caldo giorno d'estate. Ok, dobbiamo cercare un caldo giorno d'estate. Fu visto da 3 contadini in ritorno a casa a piedi in autunno. La terza volta fu visto... Cento anni sono passati dal primo e l'ultimo avvistamento. C'è un'altra porta a sinistra dell'altare? Ah sì, ok, vediamo dove... Cosa dobbiamo fare qui? Vediamo le candele. Oh, questa l'accendo e rimane accesa. Ah, ok. Perché non si spengono più? Vabbè, dai. Questo purtroppo l'ho risolto a caso, non volendo. That's two. Questo... Ok, sono caduti i quadri. Questo era quello dei 4 luoghi, comunque.
Teniamo al sicuro qui. Questa è la casa di Dio. Ci sta mettendo alla prova. Chi è devoto sarà salvo. L'oscurità non potrà mai entrare in chiesa. Ok. Bella, Method con i 10. Welcome back. Quindi allora, questi erano i quattro posti dove è stato visto. Esatto. E questo cosa significa? Cioè, se ne schiaccio uno per... Ok, mi ha dato errore così. Scusami. Allora, se io faccio 1, 2, 3, si chiudono. Prima erano 4, si chiudeva al quarto. Scusa, 1, 2. Ah no, ok, perché ha tempo. Ok. Quindi devo sceglierne solo 3. Non è che si spostano, no, no, no. No, 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 non posso sposare. Devo sceglierne 3. Di tutte queste immagini devo sceglierne 3. Ma non ho idea. Di cosa scegliere e perché. Sicuramente un documento da qualche parte. If you wanna be my lover. Sono tre volte. Ok. A meno che un mix delle due. Tre contadini ritorno a casa pieni d'autunno. La terza volta che sono venuto quando un pescatore lo vide nei pressi di un fiume. L'ultima volta d'inverno vicino alle montagne. Fu visto camminare nella neve a piedi nudi. Ciao, Nick. Secondo me è sempre questa. In un caldo giorno d'estate. La seconda volta fu visto da... Però posso sceglierne tre, non quattro. No, zia, non credo. No, sono diversi. Oh, la carne della giornata sembra questa, oppure quella. Dov'è che avete visto i tre musicisti, regà? Ci sono tre strumenti a corda. E quindi... Sono tre che sono la chitarra. Ah, tu dici di cliccare nel loro tre? Dov'è il terzo, scusa? Questo che cazzo c'hai, ma non si capisce. Dove lo vedi il terzo con la chitarra? A parte che questa non è una chitarra. No, te Ciuma. Sono due, regà. Il violino non è una chitarra, che cazzo? A meno che devo completare il puzzle, tipo... Cioè, tre di queste immagini vanno insieme e compongono un quadro.
Può essere, regà? Ciao, Nitro. Sono gli unici due che potrebbero essere, ma neanche, non sono uniti sti due. Questo, questo e questo. E secondo me devi scegliere uno per mosaico, ma in base a cosa? Però effettivamente sono tre le scelte che io posso fare, quindi sì, ha senso sceglierne uno per mosaico. Mitra dove c'è l'acqua? No, raga, ma no, 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 ne va una per parete. Però non ho idea di quali prendere. No, secondo me ci manca un indizio, regà. Non ci credo che te lo fa fare così a casissimo. Il personaggio ha detto che dovrebbero essere tre le statue. In che senso? Ah, lui ha detto che queste statue qui dovrebbero essere tre. E ce n'è una imboscata dove? Oscurità, non può entrare in chiesa. Che uno è fuori. Yeah, yeah, yeah. That must be it. I poveri. Allora, si accompagnava ai poveri e agli sfortunati. Umiltà, forza e semplicità erano le basi del suo modo di vivere. L'unico oggetto fisico che accompagnava era sempre un flauto. Ok, nel genere entra nei boschi suonando il suo flauto. La natura e la musica erano le due passioni. Allora, si accompagnava ai poveri e agli sfortunati. Umiltà, forza e semplicità erano le basi del suo modo di vivere. Flauto. La leggenda dice che l'ultima volta fu visto entrare nei boschi suonando il suo flauto. Ma non mi vengono in mente tre immagini che rispecchino quelle cose. Ah, flauto va bene, c'è la tipa. Questo è l'unico bosco. Yes. Mother is coming.
Oh merda. Bravo GD. Mi ero bevuto la frase dove diceva che erano tre. E da dove ce ne andiamo, Johnny? Ma da dove cazzo è uscita? Psycho puttana assassina. Ah ah. Bella Gigetto. Con i 27, welcome Beccherino, l'ovio. Come sto diventando stronger? Non ho capito. Sta arrivando, vero? Le piattaforme. Cosa fanno queste piattaforme? Ma secondo me sta arrivando... No. Sì, sicuro arriva, me lo butta nel culo. Cos'è sto rumore che sento di muoversi? Cioè, sento un rumore di qualcosa che si muove. Ok, sono io che schiaccio sti cosi. E cosa succede? Ah, devo fare il segno della croce. E non funziona. Non funziona lo spirito. No, il figlio quello. Amen. No. Oh Gesù, 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 aiutami tu. Ma vedi, ma perché continua a salire e scendere? È buggata sta roba. Questo non si schiaccia. Niente segno della croce. Questo nemmeno. No, non posso prenderli i barili, regà. Però perché continua a cambiare? Ah, aspetta. No. No, non funziona quello al centro. Si sta toccando anche lui i capezzolini piccini piccioni. Non si fa. Bella Tomino. Minchia, mi devo spruzzare l'auta, regà. Cosa cazzo è?
cambia quando gli schiacci cosa? No, non sto capendo. Uno cosa fa sto bottone qui? No, no, qua non c'è più niente da fare. Posso portarmi un barile, ma non credo che serva. Cioè, in realtà ce n'è tre. Beh, proviamo a portare i barili e vediamo se devo schiacciare le cose con i barili. Il problema è che muore drizzano. Nice! Vediamo l'altro. Ciao Pago! Madonna, poi sto rossiccio qui non si vede un cazzo, non si vede. Non fa un cazzo, raga. Ah no, ora si schiaccia anche questo. Prendiamo l'altro barile. Raddrizzati, stronzo! Bravo. No? No. Non è cambiato niente. Adesso schiaccio il bottone? What the fuck? What the fuck? Rendi la tua fede più grande delle tue paure. Enlarge your faith. Ecco il pollo, ragazzi. Oh shit. Ok, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5 passi riesco a fare. Mi raccomando, stavolta tieniteli stretti. Grazie Reggi. Thank you so. Calcolato. Andiamo di passo in passo, sono alla fine. Ok. Ok. Ciao Eno. Io tiro dritto, andiamo alla porta direi, sì. Ok. Devo fare il salto della fede? Mamma mia, doppio. Ci piace il rischio. Easy. I'm in yet another house. Pieni coglioni di ste case, fatemi andare via. Bella Reggie con i 17. Welcome beccherino, thank you.
Con questa spengo quella che ho sopra? No. Un secondo, raga, che mi spruzzo l'autan. Niente, ogni sera mi cade il tappo, puttana troia. Ogni sera, raga, apro il coso, appoggio il tappo lì sulla scrivania e mi cade. Oh, Christian Anderson. No, qui lampeggia, lo pigliamo nel culo. Fanculo. I'm in yet another house. Allora, qui non c'è un cazzo. Ok. Questa spegne questa. Questa l'accende ma lampeggia. Tiro la sedia, ti tiro, cazzo, ti tiro. Quindi niente. Qui non si apre. Vabbè, vale la pena provare, raga. Fuck. Ok. Magari allora possiamo andarci di qui, raga, non lo so. Troia. Ah. In another house. Perché sto giro non mi fa guardare la foto di Annika? What? Perché sto giro non me la fa vedere? Non è più la casa di Annika, raga, il gioco cambia. Ok. Ho sempre l'idea che minchia io accendo una luce e in realtà mi spegne quella dietro di me, lo piglio nel culo. Un altro bagno inutile. Easy. Il meme del gioco continua. Mai un bagno con qualcosa dentro. Questo passa la vita a aprire i cassetti della gente. No. What? Hello? Ok. Oh, Christian Anderson. È occupato! È occupatissimo!
Ok. Quella arriva, io dove mi nascondo, raga? Cioè adesso io triggerò lei. E mi imbosco dove? Ah, ok. Ma Christian Anderson, ma sarà un pirla. Yet another house. Vediamo se magari si aggiusta questa poi. Porca puttana. La 1 o la 2? La 1 o la 2? Che continua a fare così? Vabbè, mi metto qui? Ok. Qui ancora è rotto, torniamo di qui? My baby is gone. She was all I had. We came to Dorman looking for peace. I thought we could start over in a small town. But now she's gone. And I'm all alone. If only I could speak to her one last time. Io la vedo ogni quarto d'ora più o meno. Scopri cos'è successo. Aaron? No. Non si scopre di sotto cosa è successo. Semplice. Abbiamo una luce. Ti seguo, luce. Grandmother used to tell me stories about strange worlds and mysterious creatures. She said we had a special talent. That we could talk to ghosts. It was supposedly a power that ran in all the women in the family. I wonder if her books are still around. I do remember packing them with all the other stuff. Okay. La luce sta andando giù. Che piange? Ci sono io, signora, stia tranquilla. No, i bagni sono inutili, non c'è mai niente. Io in quel cesso non ci entro. Bagna questa? Figa, la signora da... dal cagotto facile. Bel cappello. E non si entra. Ho acceso o spento? No, ho spento. Books, spell books. This one contains dozens of incantations and other weird things. One of these spells creates a channel that enables a person to talk with the deceased person. I could talk to my baby again. Devo farlo io. Ok, qua non si può andare. Mm-hmm.
Vabbè, già capito com'è l'antifona. Mi ha preso nel culo. Damn it. Please, leave me alone. Merda. Yes. I need to find more of these visions of Aaron. Oh, Jesus. Niente, non c'è più l'uscita. Ah no, qua. Nice bait. Qui non posso entrare, cioè va aperto quel robo lì. Devo illuminare di là. Come minchia illumino di là? Serve la chiave di Ofiuco. Dubito di poter entrare. No, dai, muoio qua. Un altro bagno inutile. Prova, no, raga, moriamo sicuro lì. O quell'interruttore magari che accende sotto, cioè che sì, accende sotto è doppio. Quindi spengo sotto e accendo sopra. No. Ci provo. Niente. È andata male. Però ti l'hai illuminato ora. Merda. È finita. What? Ma prima non è andata così. Hello? Non è valido, bitch! Non voglio guardare, non voglio guardare. Ma... prima non è andata così. Ma sei arrivato addosso? Ah, vaffanculo. Cioè, mi sa che cambia la porta, quindi? Damn it. Please, leave me alone. Oh, cazzo. No, la porta è questa, raga. Questa qua. No, si era buggato. I need to find more of these visions of Aaron. Allora, possiamo provare a tornare di qui. No, qui lampeggia sempre.
Ah, dobbiamo andare su in camera. Di lì. Qua dentro. Questo cos'è? Ah, è dove c'è il bagno. Nella camera. Che però non si può aprire un cazzo. Ok. No? Mannaggia la puttana sti scricchioli. Porca puttana, vengo qua con lo svitol, ti metto lo svitol in tutta la casa, troia. Fanculo. E ti cago in tutti i water, hai capito? In tutti. Stronza assassina. Ah. Ok, manca un simbolo, direi. Manca un simbolo. Dove minchia sarà? Beh, l'anto. Ah, qui fa vedere che c'è il cerchio a sinistra. Che era uno di quei simboli. Sì. Ti dice che bisogna metterlo così. Questo credo fosse nella prima room dove siamo entrati. Lo stanzino iniziale. Qua. Ok, questo è il segno che manca. Questo è il segno che manca. Alla fine spiegherà tutto, Iron, e tutti capiremo. Ne sono più che certo. Qui non si apre. Non c'è nulla nella vasca, non c'è un cazzo. Qui non c'è un cazzo. Qui è già aperto, qui è già aperto. No, 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 no. No. No, 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 no. A terra sotto lo sgabello che ho alzato? Dove? Pentagram. What was your mother doing, Annika? No, era la pentola che c'era sopra. Sarà sicuramente in un cazzo di armadio o qualcosa. Per forza, dai. Ma qui non si apre più nulla. Manca quel merdoso simboletto lì. Abbiamo visto ovunque, raga.
C'è qualche zona che mi sono bevuto? Ora manca solo sta room qui da guardare bene bene bene. Dicono che ci sono dei fili scoperti dove c'è la foto. Per andare in cucina, vediamo. Ah, qua. Sì. Elettricista Simulator esce dopo. Fanculo. Qui non c'è niente. Qui ne manco. Dove ciao Randall. Nada. No, non ho idea, raga, ho guardato ovunque. Ho fottutamente guardato ovunque. Ciao, Reed. Bambine no. Abbiamo provato a seguire piante, piangono ovunque. No, dai, qui ci devo inserire per forza l'altro. Secondo me è da fare dopo, regà. Perché prima mi diceva... Cioè, lui diceva devo vedere altre di queste visioni. Che cazzo è? Qui c'è il muro, ok. Poi quando ho cliccato sul cancelletto è poppato accedi alla soffitta. Non c'è da accendere. E noi dobbiamo andare lì. Problema che qui non vedo l'interruttore io. Ma vaffanculo. Dai, guarda dov'era. Cioè devi entrare così. Ok, quel simbolo lì in giù. Gioco della minchia. È abbastanza semplice da fare, ma non sono riuscito a trovare uno degli ingredienti. I'm going to try it either way. I have nothing to lose. I'll do it tonight. Con quale suspense? A parte il video. Ah no, cazzo, ero io.
sempre sognato di lanciare un candelabro. Minchia, incollati i vestiti. If you wanna be my lover. Mi manca, però adesso teoricamente dobbiamo trovare quel pezzo lì, no? Invece magari adesso si è accesa la luce in cucina, se non lampeggia più. E che cazzo. Si è spostata la luce dopo il video? In che senso si è spostata la luce dopo il video? Mi sono tutto storto, sì. E vaffanculo! Ah, la lucetta quella che seguivi prima. E dove cazzo è andata? Non l'ho vista, Johnny. Ah. The ritual worked. I talked with someone on the other side. I thought it was Annika at first, but it wasn't. Tried to break the connection, but I couldn't. There are voices in my head now. I don't feel so good. I don't feel so good. Feel good. Feel good. Lucina, devo beccarla al volo, mo. Something must have gone wrong. Non c'è più. Fuck. Dai alla puttana. Oh. Cioè, come l'ha staccata, regà. Go, sento che possiamo andare di là ora. Via, via, do già tutto. Si apre? No? Ok. Invece no. Sicuramente posso trovare quel pezzo ora di qui, da qualche parte. Non posso aprire i cassetti. No, ok, sono tornato. Siamo sicuri però fosse giusto tornare? A me serve quel cazzo di pezzo da mettere nella porta. He talks to me in my sleep. He whispers in my ears when I'm awake. His name is Zack. He promises revenge. He shows me images of death and decay. I don't want to hurt anyone. I just wanted to talk with Annika one last time. What have I done? Ma mi sa che il portero l'ha fatto lei, praticamente ha tentato di riportarla in vita, una roba del genere, ha evocato tutte ste shadow.
Jack screams in my mind. He wants me to kill everyone. Everyone involved in Annika's accident. I'm starting to actually want to do it. I feel my sanity fading away. I can't take this anymore. I'm going to end this the only way I can. Ok, e questo va messo con il segnetto a sinistra. Easy. Che apertura comoda. Adoro le soffitte degli occhi. Oh, cazzo, c'ha le ciabatte. Erin didn't kill anyone. She's been dead all this time. Ok, quindi lei si è suicidata. Bisogna di invocazione egoizia. Sono incantatori esperti. Posizione 5 candele nella stella 5 punte. Ogni candela deve essere baciata dall'incantatore. Può ripetere 5 volte il nome della persona amata. Posiziona un oggetto appartenuto alla persona amata al centro del cerchio. Posiziona 5 rami di verbena attorno all'oggetto nel cerchio all'interno. Rompi uno specchio alle 3 di mattina. Minchia Johnny, se lo fai alle 2.55 succede un bordello. Posiziona nel cerchio interno. Metti 3 gocce di sangue sullo specchio. Per completare, posiziona una piuma di corvo sullo specchio. Pronuncia le parole del potere. Fatti il pollo che è buono. Prima di cominciare è importante purificare il corpo e la mente da ogni dubbio e impurità spirituale che possa procurare distrazione o causare fallimento nell'incantesimo. Medita fino alla completa liberazione della mente e concentrati sulla persona amata. Molte entità sono in ascolto. Vorrei assicurarti di non entrare in contatto con qualcosa di pericoloso. Gli spiriti maligni bramano le anime inquiete che possono essere possedute. Maneggiare con cura. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Rituale di allontanamento. Rinforzato l'aiuto dello spirito amico. Posiziona 5 candele nella stella a 5 punti. Le candele devono essere pure incontaminate. Posiziona lo specchio all'interno del cerchio. Deve essere integro. Posiziona un pizzico di sale sopra lo specchio. Posiziona l'oggetto appartenuto allo spirito amico sopra il sale. È importante che l'oggetto non tocchi lo specchio. Il sale agisce da condotto tra l'oggetto e lo specchio. Pronuncia le parole del potere. Ricordati di rinnovare Prime ogni mese. Ma devo farlo io? Spirit possessed. Aspetta. Ti salvo. Niente da fare. Ma è durissima. Niente. Ah, Madonna. Mi metto al centro. Ma necro. Uff. Sono sparite le scale. Ciao, Rendo. Grazie di farlo benvenuto. Ora mi giro e cadono. Ora mi giro e cadono. No. Oh cazzo, ho trovato il sale. Minchia, non sono stato attento, raga, non me lo ricordo il coso. Chiuso. Chiuso. Cosa farebbe Dori? Cosa farebbe Dori? Ah, era sale QB. Ok.
potrebbe essere un bait. Non è un bait. Io tiro dritto. Addio. Well, there's no turning back now. Corri, Gianni, corri. Ok, dove sono? Che stanza alta. Ma dove minchia? Un mappamondo, regà! Che figo! Raga, vi ho mai parlato della mia passione per il mappamondo? Ah, io fin da piccolo... No, non credo di avermelo mai detto. Fin da piccolo ho sempre avuto la passione per il mappamondo. Praticamente ho sempre avuto il sogno di averne uno. E spinnare, farlo girare a random, fermarmi col dito per vedere un posto. Però ho sempre avuto paura, vedete questa parte qui, l'archetto, che il dito mi si infilasse lì dentro e si stuccasse, male della Madonna. Però minchia, è bellissimo. Mai, vero? Vabbè, alla fine... Anche dopo anni saltano fuori cose nuove. Stai avvicinando all'uscita, forse all'inizio. Il tuo passato deciderà quale delle due. Shit, what the hell? No, mi prude qui. Ok? Un po' più giù. Sì. Anche tu, va bene? Anthony, sì. Ok. Grazie. C'è le dita strane, però. Nota del razzismo in questo gioco. Razzismo molto velato, però razzismo. Ah, questa era la musica d'inizio. Ma dov'è la radio? Fanculo. Arrivava da sopra il suono. Come in cielo, così in terra. Pollo con un uomo nel culo. È un pollo con un uomo infilato, regà. Sì. Non è un... È un pollo con un uomo infilato, regà. Lo vedete il pollo? Riuscite a vedercelo? Si vede chiaramente le due gambette, la pancia del pollo. La nuova ricetta di nebbia. No. Oddio, sto dicendo, ma che cazzo? No. Io ho detto, ma che cazzo? No. Perché c'è questo simbolo qui in mezzo? Accendiamo le candele.
quindi? E inizia il rituale. Non è che devo prendere qualche oggetto da qua in mezzo? No, non mi fa neanche raccogliere nulla di questa roba qua. Mi manca uno specchio. Cerchiamo uno specchio se c'è. Specchi non ne vedo. Incredibile, fai vedere il culo di una statua, la chat ride. Incredibile. Era un test sociale quello che ho fatto. Ci siete cascati? Checkmate. Non è che non devo accenderle tutte, regà. Perché posso accenderle e spegnerle. Come funzionano questi rituali? Randall, tu che li fai il venerdì con i tuoi amici del roleplay? Com'è che fate? Allora, prendete la gallina, poi? Qual è che accendete? Non hai più amici da un anno. Le istruzioni dicevano 5 candele. 1, 2, 3, 4, 5. Poi diceva che dovevo baciarle. Siamo possibilmente quelle che sono più vicine alla punta. No. Aitano con la Legendary e 41! Lascia stare la cugina gallina. Accendiamo tutte quelle sull'esterno. Nada. Accendiamo quella all'interno. Nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Dice di mettere il sale contro lo specchio. Non abbiamo uno specchio, raga. Specchio delle mie brame, che è più bella delle ame. Andiamo a riguardare nell'altra room. Che mi sembra strano che ci faccia rientrare. Non è che uno di questi c'è a mano lo specchio. C'è l'orologio, però non credo che tu futti all'orologio. Perché c'è l'orologio quello? No, sul muro non c'è nulla.
Da sti robe qui non posso staccare un cazzo. Le candele qui non le posso toccare. Qui non c'è un cazzo. No. Mi è partito un pacco a Super Sonic Speed, raga. Quindi di là non c'è nulla. Qui non c'è un cazzo. Questo l'ho aperto? Sì. Ah, qui vuol dire come in cielo così in terra. Nella stanza centrale c'è un quadro che si illumina quando gli passo vicino. Woot? Quale? No, Johnny, ti droghi? Zanzara di merda, vai via. Bello, cagnolino, bello, bello, cagnolino. Come in cielo così in terra. No, oh, il simbolo che cazzo vuol dire, regà? Cioè, cosa vuol dire quel simbolo lì? Cioè, perché c'è questo simbolo al centro? È la croce satanica, quella? È una chiave che gira dietro i pupazzetti, esatto! Chiaramente un cazzetto. Ah, ok, allora dove punta il coso? Oh, il triangolo 1, tutte e tre a sinistra, sono tutte e tre accese quelle, sì, e le due laterali, ok. Ma quale sarà? Vabbè, facciamo così, 1 1 1. Yes. Cosa è successo? Ah, lo specchio. Specchio. Ok. Quindi ho lo specchio, il sale. Qualcuno di voi ha una lametta? Una lametta e 5 euro. Una lametta e 5 euro. Niente, di qua sicuramente. Regà, 5 euro e una lamettina. Ve li ridò. Vabbè, mi arrangio. Se sto male però è colpa vostra. Ecca puttana. Dammi qualcosa che lo lancio nell'aldilà. Un cochino. Why am I here? Cochino. Carrot? Cazzo, mi bevo la bevanda alla carota? No. Damn it. Why does she keep following me? Catroia. Sono fottuto se mi vede.
Non entrerà mai qui. Via. Gnaran, gnaran, gnaran. È tutto chiuso, vaffanculo. Non tornare indietro, non tornare indietro. Rompi palle. Ormai il trick l'ho capito. La Pausini. Wasn't my fault. I must do the ritual and end this. Rituale. Candela, foto, specchio. Valigia non c'è. E il secondo è a posto, eh? Allora, posizione 5 candele nella stella 5 punte. Fatto. Ogni candela deve essere fatto. Posiziono l'oggetto al centro del cerchio. Ma non posso farlo. Mi sa che devo fare questo, ok. Let's try this. Maldefidi boli gistra. Te capì, Pierletti? You know what I find funny? It's when I see sinners judging sinners for sinning differently. Everyone's quick to point fingers at others, but they forget what they've done. And you haven't been a very good boy, have you? Did these people really need to die? Or was it that you wanted them to die? Were you so sure that the man at the police station shot the cops? All you saw was... Vedi! What about the mail carrier? And the sawmill foreman? Who made you judge, jury, and executioner? I believe I read somewhere, judge not... And ye shall not be judged. Abbiamo preso nel culo, raga. What's going on? I'm back at the motel. Non sta facendo la doccia lei. What? Hello? Oh no, no, no! You weren't planning on leaving? Oh no, we're going to have a lot of fun. Non vedo dei titoli di coda. Di coda così dai dei film dell'80. Hanno fatto tutto Bruno e Riccardo Casteiro. Cesteiro. È un gioco spagnolo? Sì. Magari ci sono più finali. Ci saranno due finali, regà. Quello dove perdoni tutti e quello dove incolpi tutti. Allora, sono tre finali. Sì, uno è quello dove non finisci il gioco perché ti rompi il cazzo prima. È vero, uno l'abbiamo salvato. No, abbiamo salvato la tipa nel carretto lì nell'ambulanza.
Vogliamo il secondo finale? Minchia, adesso vedo se li trovo su YouTube. Voto al gioco? No, raga. Allora, sono onesto? Era partito bene il gioco, era partito molto bene. Però da metà in poi è stato un po' una merda. Cioè, secondo me metà del gioco... non doveva esserci. Allora, vediamo. Those who remain o landings. Vediamo. Ah, questo è il good ending. Good, bad. What does it mean? Is it all a matter of perspective? What seems good might turn bad, and what seems bad might turn good. Is it an endless cycle? People say I'm evil, but am I really? The guilty were punished. The innocent were left alone. Everyone's a sinner. But anyone can change. Hai visto solo la parte bella e avrei un buon ricordo. No, ripeto. What's going on? The town is... Ah, questo è il good ending. The town is free, and so is my mom. Thank you, Edward. You're a good person. Live your life. You deserve a second chance. I need to go home. My wife needs me. Okay. Wasn't my You're a nice person. Almost. But you certainly have proved that you're no different from these town folk. Quick to judge, but slow to self-correct. Did you really need to kill that person? Questo mi sa che è quello che abbiamo fatto noi. Ah no, cazzo. Spoiler! Ah, questo è il bad ending, esatto. Quindi il nostro non era il bad ending. Come l'hanno chiamato il nostro? Neutral ending? Probabilmente non è il bad ending perché ne abbiamo salvata una. You can't judge without understanding the reasons. People say I'm evil, but am I really? The guilty were punished. The innocent were left alone. Are you innocent, Edward? È peggio del bad ending il nostro. Il meh ending. What's going on? Back at the motel. Diane. She's dead. Did I shoot her? Open up. We know you're inside. Come out with your hands in the air. Minchia. Ah, il nightmare ending. Ma quanti ending ha? C'è anche un nightmare ending. Nel nightmare ending il volume è più alto. It wasn't my fault. I must do the ritual and end this. Nel tet ending. Vabbè, fa il rituale. I know what I find funny. It's when I see sinners judging sinners for sinning differently. Ah, il nostro! Ah sì, giustamente sì, è il nightmare. Ok, però c'è ancora altro allora. Ah no, i titoli di coda. Ah,
Abbiamo fatto meglio del bad ending. Abbiamo fatto l'omega bad ending, il giga bad ending, perché lui l'ha chiamato Nightmare, ma in realtà è il giga bad ending. Nuove vette del canale. Cioè, peggio di così non si poteva fare, regà. Allora, vabbè, mi sottolineo. Il gioco è stato carino per un po'. Cioè, ripeto, la prima metà barra tre quarti di ieri sera a me è piaciuto tanto. Poi è iniziato a diventare stucchevole. Un giorno riusciremo a vedere un good ending sul canale. Assolutamente, grazie Luca. Parere finale solo del gioco. No, ripeto, fino alla parte... Allora, sapete dove doveva finire? Alla parte della segheria. La parte della segheria dovevano tirare le somme. Invece hanno voluto allungare il brodo e tutte quelle parti, gli enigmi con i barili, quelle robe lì. Cioè, non che io odi gli enigmi, ma che cosa mi rappresentavano? Cioè, l'enigma della chiesa dove ho dovuto mettere tre barili su tre cosi e uscire. Me. Non lo so. Ripeto, carino, ma non genuino. No, vabbè. C'è di molto meglio.